Alle 8 della sera. Il racconto delle cose e dei fatti. Le scandalose di Patrizia Carrano. La sua fine giunge improvvisa a Ginevra alle 13 del 10 settembre del 1898. In quella data, un'elegantissima signora vestita di nero esce con passo svelto dall'hotel Beau Rivage, diretta all'imbarcadero da cui di lì a poco deve partire un battello che va a Territè. La figura alta e flessuosa, la vita molto sottile, il viso non più giovane tenuto ostentatamente chinato per sfuggire agli sguardi della gente, la donna, la dama, è seguita da una signora dai modi deferenti, anche lei vestita di scuro, che fatica a stare dietro al suo passo d'atleta. La dama è ormai giunta al termine del Quai du Mont Blanc quando un uomo dai gesti concitati le si avventa addosso. Un ladro forse che cerca di rubarle l'orologio a spilla che la donna porta appeso sul petto. Mentre il malfattore si dà alla fuga, la donna si alza, aiutata dalla sua accompagnatrice, e riesce a non perdere il battello che sta salpando. Però, una volta a bordo, eccola sentirsi male. Si pensa che sia stata colta da un colpo apoplettico, ma quando la sua preoccupatissima accompagnatrice le slaccia il corpetto del vestito, ecco fiorire all'altezza del cuore, sul busto candido, una macchia rossa. La dama, la signora, è stata pugnalata e sta malissimo. Il battello si arresta, torna indietro e viene fabbricata per farla sbarcare una barella di fortuna, usando due remi. Un'ora dopo, alle 14, ecco l'ultimo respiro. Il medico sopraggiunto all'hotel non può dare alcun aiuto e può soltanto stilare un certificato di morte. La donna che è morta è Elisabetta di Baviera, è Sissi, e la sua dama di compagnia è la contessa Zatarai, una nobile di Ungheria, un paese che Sissi ha amato con tutta se stessa e di cui è sempre stata paladina e sostenitrice. L'uomo che ha attentato alla sua vita è l'anarchico Luigi Lucchini, catturato poco dopo l'aggressione, mentre con occhi attoniti guardava la sua vittima camminare verso il battello come se nulla fosse, come se il suo petto non fosse stato trafitto da una lima acuminata a sezione triangolare che lui stesso aveva scelto con grande accuratezza per essere certo che il colpo risultasse fatale. Che cosa c'è di strano e di singolare in questo attentato? Beh, certamente una cosa è il fatto che la vittima non si sia neppure accorta di essere stata pugnalata al cuore. Il colloquio di Sissi con il proprio corpo è così difficile, così problematico, così paranoico, da non metterla in condizione di comprendere che una punta acuminata l'ha raggiunta, trafitta e la sta portando a morte. Sul proprio corpo Sissi ha disegnato tutta intera la propria obbedienza e la propria disobbedienza. Da quando appena quindicenne ha fatto innamorare di sé Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria già promesso a sua sorella Elena, Sissi ha lavorato sulla sua carne per esaltarla e anche per negarla, per essere bellissima e per distruggersi. Quando è morta Sissi aveva 61 anni. Era alta 1,72, la stessa altezza dei suoi 20 anni, e pesava 45 kg. Sissi è stata un'anoressica grave. All'impero e all'imperatore, che volevano una regina, lei offriva un fantasma fuggitivo dal corpo quasi impalpabile, un modo per disobbedire al destino di imperatrice che lei stessa aveva accettato, ma di cui non era stata capace di immaginare i costi personali, affettivi ed esistenziali, un destino e un ruolo che prese a odiare e dal quale fuggì per tutta la vita e che la rese certamente la più disobbediente, la più moderna e dunque la più scandalosa fra le regnanti di un secolo casto e morigerato come è stato l'Ottocento.
Elisabetta è nata a Monaco il 24 dicembre del 1837. Vede la luce di domenica e con un dente, circostanza che viene dalla famiglia considerata di buon auspicio. Malgrado i loro 8 figli, il matrimonio dei genitori non è affatto felice. Da una parte c'è il duca Massimiliano di Baviera, che si dedica alle sue amanti e alla caccia e che trascura la famiglia. Dall'altra parte c'è la madre. E nonostante Elisabetta sia molto simile a suo padre e apprezzi il suo carattere allegro, nelle liti coniugali prende sempre la difesa della mamma. Per 15 anni Elisabetta cresce libera, libera come una giovane cerbiatta, più ignorante di altre fanciulle aristocratiche, è però molto versata negli sport, nuota benissimo e monta splendidamente a cavallo. Quando, appena 17enne, sposa Francesco Giuseppe, di colpo la libertà di cui ha goduto in Baviera diventa un ricordo. La reggia di Vienna obbedisce al rigido cerimoniale spagnolo e la madre di Francesco Giuseppe, l'arciduchessa Sofia, le impone subito, e con ragione forse, di raffinare la propria educazione e di dedicarsi allo studio della storia, della danza e delle lingue straniere. Sissi subisce queste imposizioni per amore del marito, di cui è profondamente e ingenuamente presa. Ha con lui una grande confidenza, si sente compresa, capita, e quando nel 1859 l'imperatore deve recarsi sul fronte italiano, Sissi è affranta e gli scrive ogni giorno, implorandolo di poterlo raggiungere. In 2 anni partorisce 2 femmine, non l'erede che serve all'impero, ma 2 bambine, di cui la primogenita, Sofia, che viene chiamata così in onore dell'arciduchessa, muore durante un viaggio in Ungheria. Da quel momento, dal momento della morte della bambina, comincia a palesarsi l'anoressia. Sissi, che nel 1858 finalmente partorisce il tanto agognato figlio maschio, l'erede al trono Rodolfo, rifiuta sempre più frequentemente il cibo. Nel 1862, a 25 anni, Elisabetta presenta evidenti segni clinici di grave denutrizione, magrezza, edema degli arti inferiori, nevrite. Ciò nonostante, continua a estenuarsi con innumerevoli esercizi fisici. In ogni luogo in cui va, fa montare gli anelli a cui appendersi e fare ginnastica. Cura straordinariamente il proprio aspetto e indossa spesso il busto bagnato perché, se le si asciuga addosso, diventa ancora più stretto e rende la sua vita ancora più sottile. Spazzola per ore i suoi lunghissimi, bellissimi capelli, che impiega un giorno intero a lavare e ad asciugare. Sissi riesce a trasformare in spettacolo ogni sua uscita pubblica. E secondo il barone Kempfen, che è il ministro della polizia, la bellezza dell'imperatrice attira a corte moltissime persone che altrimenti non verrebbero mai. Con un meccanismo classico dell'anoressia, Sissi ha nei confronti del suo corpo un atteggiamento in cui alterna la vocazione a nascondere a quella a esibirlo. Il corpo ideale per l'anoressica è un corpo senza peso, un corpo senza volume, un corpo che non è più un corpo, ma è piuttosto l'immagine di un corpo. Il nutrimento viene dunque considerato mortale e non vitale, e infatti ai pranzi ufficiali Elisabetta prende un po' di brodo, un pezzo di pane bianco e un pochino di frutta. Raramente beve un po' di vino e come dessert spesso si fa servire dei pezzetti di ghiaccio con sopra del succo d'arancia. Elisabetta evita gli inviti ufficiali proprio per sottrarsi all'insopportabile obbligo di mangiare. Invano Francesco Giuseppe, che le vuole un bene sincero, le scrive: quel tremendo stile di vita che hai adottato e che distruggerà la tua preziosa salute mi fa precipitare nella più profonda disperazione. Elisabetta non lo ascolta, per lei il cibo è assoluta ripulsa e però qualche volta anche gioco. Per esempio fa la cura dell'uva Merano, quella dell'acqua minerale a Karlsbad, fa organizzare una fattoria vicino a Vienna per essere rifornita di latticini di fabbricazione controllata, talvolta si ciba soltanto di estratto di carne. La sua non è una ricerca, è una fuga, è la ricerca piuttosto di un altrove che non si esercita soltanto a tavola o in cucina, ma nel mondo intero. Sissi è l'imperatrice di Austria, ma non è quasi mai in Austria e tampoco a Vienna. La sua prima fuga è verso la casa dove ha trascorso l'infanzia, a Possenhofen.
l'isolamento a corte, le durezze dell'arciduchessa Sofia, che le nega di occuparsi dell'educazione dei suoi bambini, considerandola troppo bambina e troppo impreparata, e soprattutto una piccola infedeltà dell'imperatore, inducono Elisabetta a fuggire nel 1860. Sua madre Ludovica, che è poi sorella dell'arciduchessa Sofia, la costringe a tornare a Vienna, dove la sua assenza è vista come un grave scandalo. Però Elisabetta non intende restare nella città imperiale. La tisi, dunque, le serve come pretesto perfetto per partire per Madera, dove si ferma per quasi 2 anni. Tornerà a Vienna soltanto nel 1862. A quel tempo si sia ormai 29 anni ed è diventata una donna consapevole, indipendente e ben conscia del potere della sua straordinaria bellezza. Francesco Giuseppe, che in lei ha amato una fanciulla inesperta e infantile, rimane per sempre affascinato da questa donna bella, difficile e molto contraddittoria. La tradirà molte volte, però resterà indissolubilmente legato a Elisabetta fino alla sua tragica morte. Tornata da Madeira, Sissi sogna l'Ungheria, di cui diviene regina e dove fa nascere l'ultima sua figlia, Maria Valeria. Vorrebbe avere in quel paese una residenza stabile e privata, però questo non è possibile a causa della precaria situazione finanziaria dell'imperatore. Gli ungheresi allora non si lasciano sfuggire l'occasione così ghiotta e offrono alla coppia imperiale, come dono per l'incoronazione, il pittoresco castello di Godollo. È in quella terra che nasce Maria Valeria. Se fosse nato un maschio, essendo nato in Ungheria, avrebbe potuto aspirare ad avere la corona di quel paese. È invece una femmina. Però neppure l'amore per l'Ungheria placa la vocazione girovaga di Sissi. Negli anni 70, 1870, Elisabetta trascorre molti mesi dell'anno in Inghilterra e in Irlanda, dove si dedica intensamente all'equitazione. A cavallo, Elisabetta dimentica l'infelicità e per questo prenderà anche lezioni di dressage. Non si contano i ritratti equestri di Sissi. L'imperatrice monta come si usava a quell'epoca, all'Amazzone, ma questo non le impedisce di partecipare a cacce spericolate e velocissime. Una brutta caduta, l'avanzare dell'età e l'acutizzarsi di certi suoi problemi articolari, la costringeranno a rinunciare all'equitazione. Allora nasce un'altra passione, la passione per la Grecia antica. Sissi comincia a studiare il greco e ormai, in perenne fuga da Vienna, negli anni 90 acquista una casa di campagna, molto mal ridotta, nell'isola di Corfù, che trasforma in un piccolo palazzo, cui dà un nome, Achilleon, in onore al suo eroe greco preferito, Achille. Ma nel 1893, poco dopo finiti i lavori, eccola abbandonare Corfù e riprendere a viaggiare. In quegli anni il rapporto con Francesco Giuseppe è affettuoso e anche molto equilibrato. Per sottrarsi ai doveri coniugali e per placare la propria cattiva coscienza, Sissi incoraggia il rapporto sentimentale del marito con un'attrice, Caterina Schratt, che lei stessa gli ha presentato. Sapendo che Francesco ha compagnia, Sissi parte più facilmente per la Germania, per l'Alto Adige, per la Francia o per la Svizzera, ovunque la sua irrequietezza la conduca. Durante un suo viaggio in Italia scrive qualche poesia ed eccone qualche verso. «Sono un gabbiano che non appartiene ad alcun paese, nessuna spiaggia è la mia patria e non mi affeziono ad alcun luogo. Volo di onda in onda». Però le disobbedienze di Sissi non sono soltanto di carattere squisitamente personale, oppure psicologico, oppure culturale. L'imperatrice, che ha gradito nei suoi anni il dono di un vagone ferroviario, grazie al quale può spostarsi come una zingara, è anche in fondo, a ben guardare, un animale politico. Sissi, la ragazza cresciuta a Possenhofen con pochi istitutori, una volta arrivata a Vienna, impara rapidamente la più difficile delle lingue europee, l'ungherese, e lavora con grande abilità a ridare all'Ungheria dignità di nazione. Grazie a Elisabetta, gli ungheresi ottengono per via giuridica una costituzione che garantisce la loro piena indipendenza, il mantenimento delle loro tradizioni e del loro statuto simbolico. L'incoronazione di Sissi a regina d'Ungheria è la sua vittoria personale sulla corte di Vienna e soprattutto contro l'arciduchessa Sofia, che odia con tutto il cuore gli ungheresi. Incurante dello scandalo,
Sissi frequenta un nobile ungherese, il conte Andrássy, che prima, nel 1848, aveva addirittura capitanato i moti contro l'Austria e che invece poi, grazie a lei, assurge addirittura al ruolo di viceré. La guerra privata contro l'idea dell'impero che persegue l'arciduchessa Sofia diventa dunque una guerra pubblica, una guerra politica, che però non si ferma soltanto all'Ungheria. Contro i voleri dell'arciduchessa si pone, per esempio, un ultimatum al re, perché il loro unico figlio maschio, Rodolfo, non venga educato con il rigore e le abitudini militari a cui, per regola, sono destinati tutti gli Asburgo. Proprio come sua madre, Rodolfo non è tagliato per la vita di corte. È fragile di nervi, è infelicemente sposato con Stefania del Belgio, che gli ha dato tra l'altro solo una figlia femmina, e quindi è in cerca di una felicità che non trova. L'erede al trono si suicida assieme alla propria amante Maria Vetsera a Meierling nel gennaio del 1889. La prima ad essere informata della tragedia è proprio lei, Sissi, la quale con sorprendente disciplina si assume il terribile e pesantissimo onere di informare l'imperatore. Il suicidio del figlio, in fondo Rodolfo ha compiuto un gesto che lei stessa aveva più volte immaginato per sé, scava definitivamente un vallo incolmabile fra Sissi e la corte, fra Sissi e Vienna. Una distanza enorme su tutti i fronti. Elisabetta, che già da tempo scrive poesie, si considera in qualche modo l'erede dell'amato poeta Erich Heine, per cui nutre una profonda ammirazione anche e soprattutto perché le sue composizioni poetiche sono vietate a Vienna. Disobbediente dunque e assolutamente scandalosa, però perdutamente amata da tutti, tranne che da se stessa. Negli ultimi anni della vita Elisabetta nasconde il proprio volto all'obiettivo dei fotografi, non fugge dall'appannarsi della propria bellezza, non fa come la contessa di Castiglione che ha velato gli specchi. Forte dell'età e del dolore, si rivela ormai apertamente il suo sentirsi nulla, il suo sentirsi come un fantasma. Al suo lettore di greco, il giovane Konstantin Christomanos, Sissi, ormai anziana, scrive: «Io nascondo il mio volto dietro l'ombrello affinché l'idea della morte possa tranquillamente fare del giardinaggio dentro di me». Uccisa il 10 settembre, Sissi non viene sepolta a Corfù, vicino alla spiaggia, come invece aveva disposto e voleva, aveva sognato, ma viene sepolta a Vienna, nella cripta dei Cappuccini, secondo il fasto del cerimoniale spagnolo, che lei ha sempre profondamente detestato. Il suo funerale, il funerale di una regnante che non amava la monarchia, viene turbato da una manifestazione di magiari, perché sul suo feretro manca la dicitura «Regina di Ungheria». È l'ultima paradossale contraddizione di una contraddittoria esistenza di una donna disobbediente, scandalosa e assolutamente infelice. E per chi voglia sentire la storia di un'altra scandalosa, l'appuntamento è per lunedì su Radio 2 alle 8 della sera. Alle 8 della sera. Le scandalose di Patrizia Carrano. Regia di Angela Zamparelli. Alle 8 della sera @rai.it. Per riascoltarci www.radio2.rai.it.